Sono il civico 5 di via Monte Faraone e proprio qui accanto ci stava un villino che adesso non c'è più. Ci abitava un signore austero, Ernesto Buonaiuti, che insieme a Giorgio Castelnuovo è il protagonista di questa storia che vi voglio raccontare. Ernesto Buonaiuti era un sacerdote e professore universitario. Insegnava storia del cristianesimo alla Sapienza. Pensate che all'epoca era l'unica cattedra di quella disciplina in Italia. Alto, magro, dai tratti nobili, era sempre attento a chi gli stava davanti, dotato di un'immensa capacità di ascolto ed empatia. Era un grandissimo oratore. Le sue lezioni pullulavano di studenti. L'argomento più complicato spiegato da lui diventava semplice e tutti catturava con il suo fascino. Avendo abbracciato le tesi moderniste, fu scomunicato a più riprese, fino al 25 gennaio 1926, quando il Sant'Uffizio decretò la più pesante delle sanzioni. Il Sommo Pontefice dichiara con il presente decreto il soprannominato sacerdote Ernesto Buonaiuti scomunicato nominatamente e personalmente e espressamente vitando, con tutte le conseguenze di diritto. La scomunica vitando! I credenti non possono più frequentarlo. Se fosse entrato in una chiesa, questa si sarebbe dovuta riconsacrare. Perfino la sepoltura doveva avvenire per lui in terra non sacra. Per le sue idee, Ernesto Buonaiuti è costantemente controllato dalla pubblica sicurezza. C'è un intero fascicolo della polizia politica dedicato a lui, dove non mancano apprezzamenti non solo sulle sue posizioni, ma anche sulle sue origini. Se c'è una figura moralmente repulsiva è quella del Buonaiuti, il quale ha tentato con tenace furbizia giudaica, è di sangue ebreo e qualche volta dice ridendo «sento in me la radice semitica» di frodare la Chiesa. Per Buonaiuti i problemi, dopo la scomunica, non sono ancora finiti. Nel 1931 è tra i 12 professori universitari che rifiutano di giurare fedeltà al fascismo e il 1 gennaio del 1932 perde la cattedra. La dittatura fascista umiliava così la ricerca scientifica e la libertà di insegnamento. Pensate che Albert Einstein, sì, proprio lui, definì quel giuramento un'idiozia da gente incolta. E allora no, non giura Ernesto Buonaiuti, perché, come lui stesso scrive, il professore universitario o è un sacerdote della verità e della scienza o è un poco apprezzabile mestierante. Era questo l'uomo evitato da tutti, alle cui conferenze, affollatissime, partecipavano costantemente osservatori del regime del Vaticano allo scopo di controllare quello che diceva. Scrive Carlo Arturo Jemolo, famoso giurista e storico, discepolo e amico di Buonaiuti, «un oratore unico, sulle cui labbra nessun tema era arido. E anche i più umili cercavano di comprenderlo, erano presi dal suo fascino, particolare quasi comico. Negli anni del fascismo un agente di pubblica sicurezza assisteva a tutte le sue conferenze e alla fine si avvicinava, umile e dimentico del suo compito, a chiedere al professore qualche spiegazione e le domande erano tali da escludere a priori ogni interesse poliziesco». Ma ora vi voglio raccontare cosa successe proprio qui, tra la via Nomentana e il fiume Aniene. La storia di un uomo che cerca con tutte le sue forze di non lasciarsi piegare dai colpi che ha ricevuto e di un ragazzino alle soglie dell'adolescenza. Prima però facciamo un piccolo passo indietro. Le leggi razziali del 38 impongono alla comunità ebraica regole limitanti e paradossali. Fu così che, come racconta Giorgio Castelnuovo, «nel febbraio del 39 mamma decise di prenderci tutti e cinque e di arrivare all'Asmara in Eritrea. Eravamo noi cinque fratelli e sorelle, e papà e mamma. E siamo rimasti lì fino al giugno del 1940. Il giorno che Mussolini dichiarò la guerra, proprio il 10 giugno, noi tornammo a Roma». Il 10 giugno 1940, mentre Mussolini pronuncia il suo discorso dal balcone di Palazzo Venezia, la famiglia Castelnuovo fa ritorno a Roma dopo un anno trascorso in Africa, ignara di quello che l'aspetta. Il 19 luglio 1943, gli aerei alleati bombardano Roma per la prima volta, in particolare il quartiere di San Lorenzo, che da solo conta circa 3.000 morti. Un'esperienza nuova e terribile. Chi può fugge? Cercando rifugio fuori città.
Andammo in villeggiatura vicino a Castel Gandolfo, c'era un villino che apparteneva ai nonni e fino all'8 settembre siamo rimasti lì. L'8 settembre un reparto tedesco occupò un villino, una villa vicino al nostro villino e mamma capì subito che il pericolo era molto grande. Lei decise subito, verso il 10 settembre, di tornare a Roma e tornammo a piedi. Il clima a Roma era insostenibile. Si viveva con l'angoscia di essere fermati. Giorgio era molto legato al nonno, Attilio Ascarelli. Sì, proprio lui, il medico di chiarissima fama, a cui fu affidato il terribile compito di ricomporre i corpi dei martiri delle fosse ardeatine. Ma per Giorgio era solo il tenero nonno che lo proteggeva e gli insegnava cose nuove. I primi giorni dopo l'occupazione tedesca andai con nonno nel solito autobus che andava dal centro di Roma verso Piazza San Bernardo, lungo via Nazionale. E arrivando a San Bernardo si fermò e entrarono dei tedeschi. E si fermò davanti alla chiesa di Santa Maria della Vittoria. Nonno mi teneva la mano molto forte, come un pugno. E nonno Attilio, chinandosi su Giorgio e mostrandogli la statua del Bernini, comincia a raccontare le vicende di Santa Teresa d'Avila. Era un modo per prendere tempo, aspettando che passasse il pericolo all'esterno e calasse la tensione, ma Giorgio non dimenticherà più quel momento e quella storia. Era evidente che bisognava trovare nascondigli sicuri per tutti. Mamma Silvana comincia a cercare un rifugio e riesce a sistemare la numerosa famiglia presso il convento delle Suore del Sacro Cuore. Mamma aveva trovato posto per tutta la famiglia, meno che per mio nonno e per me. Ma nonno si era rifugiato nell'Università Gregoriana che apparteneva al Vaticano. E con me andò, io mi ricordo che avevamo preso un autobus, un filobus, il 108 se non sbaglio, e scendendo dall'autobus in una strada centrale di Roma che non so qual è. Incontrammo il professore Ernesto Bonaiuti che domandò a mamma: "Ma signora Castelnuovo, tutto bene?" E mamma rispose: "Sì, ma non ho trovato posto per..." Io davo la mamma e il professore disse: "Ma me la può dare a me? Me la può dare a me?" E io passai dalla mano di mamma alla mano del professore Bonaiuti senza sapere chi era. E così Buonaiuti, che aveva riconosciuto la sua ex allieva, senza chiedere altro, portò Giorgio con sé, proprio qui, nella casa di via Monte Faraone. E così passai dalla mano di mamma alla mano del professor Bonaiuti e andai a vivere da lui. Era la fine di settembre, il 25, il 26 settembre. E lui abitava in un villino a Monte Sacro. L'unica cosa che mi ricordo del villino è io stavo al secondo piano, che era la camera della madre che era morta 1 o 2 anni prima. Stando là non potevo uscire da quella stanza e passavo tutti i giorni a guardare dalla finestra che dava sull'Aniene. Sono rimasto lì in quel villino per 3 mesi. Verso la fine di dicembre ci fu una riunione al piano di sotto e c'era un gran rumore e mi era proibito di scendere giù, ma io aprii la porta per sentire il rumore. E andai al davanzale delle scale, e guardando sotto, e vidi che era una tavolata piena di gente. Una delle persone che era lì, che poi seppi che era Luigi Salvatorelli, domandò a Ernesto Bonaiuti: "Ma quel bambino chi è?" Il professore mi disse: "Scendi giù." Lì era un centro clandestino della Democrazia Cristiana. E il professore mi accompagnò a un collegio Cristo Re che era sul Nomentano. Intorno alla metà di dicembre, su consiglio di Salvatorelli, Giorgio Castelnuovo cambia nascondiglio,
prima presso il Collegio del Cristo Re e poi presso la famiglia danese. La famiglia Castelnuovo, riunitasi alla fine della guerra, si trasferì in Israele e lì iniziò una nuova vita. A Ernesto Buonaiuti non fu invece restituita la cattedra, come accadde invece agli altri 11 colleghi, e neanche fu mai riabilitato, anche se molte delle sue idee, considerate rivoluzionarie ai primi del Novecento, sono state poi accolte dal Concilio Vaticano II. Solo grazie a una richiesta firmata da 500 studenti reduci universitari può tenere di nuovo lezione. Il 29 febbraio 1946 riceve dagli studenti un berretto goliardico con la scritta «La libertà, la verità e la vita sono nella legge, al di là della legge», e una pergamena che recita «Universitari romani di tutte le facoltà consacrano loro maestro il professor Buonaiuti perché realizzi con essi la civiltà nuova che ha enunciato». Ma la fine è vicina. Il 20 aprile del 1946, Sabato Santo, proprio mentre rintoccano le campane della Chiesa degli Angeli Custodi a Monte Sacro per la resurrezione pasquale, Ernesto Buonaiuti muore. Suo nipote, il professor Paratore, racconta che, mentre si avviava il corteo funebre da Monte Sacro, padre Guglielmo Marinelli si affacciò alla porta della chiesa e, cercando di non farsi scorgere, benedì la salma da lontano. A uno scomunicato non tocca il conforto della benedizione. Anche la tomba venne benedetta furtivamente, riferisce il professore. Non si ebbe il coraggio di privare quest'uomo, che era stato privato di tutto, di un posto in terra consacrata. E oggi riposa al Verano. Nel 2012 Giorgio Castelnuovo riuscì a far riconoscere i suoi salvatori, Ernesto Buonaiuti ed Erminia Danese, giusti tra le nazioni a Yad Vashem. Il 26 novembre 2013 il Senato Accademico della Sapienza esprime parere favorevole alla revoca a titolo postumo della dispensa del professore Ernesto Buonaiuti dall'insegnamento e per l'effetto della riammissione in servizio dal 1944 del predetto quale ordinario di storia del cristianesimo, da intendersi comprensiva di tutti i diritti e doveri accademici. Io sono solo un povero civico che guarda passare piccole e grandi storie. Non so molto di teologia né di titoli accademici, però una cosa la voglio dire. Ernesto fu un uomo buono, caritatevole, fino a mettere a rischio la propria vita per salvare quella di un povero ragazzo innocente, integerrimo e dalla fede profonda. Non è arrivato forse il momento di riportarlo nell'abbraccio della Chiesa di cui si proclamò figlio fedele? A me piace pensare che dov'è ora, seppure avesse sbagliato in qualcosa, sia stato già perdonato. Non tutti gli uomini sono sempre pronti a colpire altri uomini. Visti alcuni andare avanti feriti per un'idea, ne ho visti altri allontanarsi smarriti nella marea. Forse non sai, ho visto uomini morire per noi. Forse non sai. Uno che ancora ne sento la voce, un altro che il mondo lo aveva cambiato, uno con addosso un colore che era come una croce, un altro che un giorno era stato ingannato. Forse vedrai, forse vedrai ancora uomini non piegarsi mai. Forse vivrai, forse vivrai grazie a quegli uomini, non ti perderai.